l'ha Allora, invitata e lei ha detto di ricevitore sì, in peggio per onde lei. Allora, peggio medie per me. Se a depenalizzate i minori, guardate, questa è una battaglia che abbiamo 926 kHz iniziato molto Rai di tempo fa, tra l'altro proprio Campalto. con Italia Oggi, Nessuna bisogna parlargli per prima. schermatura e si Insomma, sente ci sono dei reati non perfettamente. punibili. Se causano offese lievi, dicono, ma sono intervenuti da poco su questi reati. Durante la messa penitenziale a San Pietro. Quattro giri di carta stagnola. Un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Il segnale sta scendendo, però si sente ancora la voce. Inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016. E in un'intervista televisiva in occasione del suo secondo. Altri 5 giri di carta stagnola, alluminio, e non si sente più la radio. Tolto uno strato di carta stagnola, che la vediamo qui dietro. Adesso si sente di nuovo con il fruscio di fondo. Proviamo. Buon pomeriggio da Paolo Bonanni, il piano 2018 rafforzerà il business di Eni, lo ha detto l'amministratore delegato. Togliamo anche questo po' di stagnola che c'è sopra. Abbiamo adottato una serie di nuove misure, tra cui l'ottimizzazione degli investimenti e la riduzione dei costi che rafforzeranno il nostro business, ha spiegato il Come manager. Taglio. Di si sente sempre meglio. Con il pregio in calo, ha detto, continuando nello stesso tempo a generare risultati sostenibili e creare valori per gli azionisti. In borsa oggi il titolo comunque è stato pesante. Colleghiamoci con Milano per il resoconto della giornata dei mercati finanziari. Paolo Gila. Buon pomeriggio da Milano, al termine di una seduta piuttosto nervosa, Piazza Affari ha chiuso con un calo dello 0,42%, trascinata al ribasso dalle pesanti vendite sui titoli energetici e dal clima negativo indotto dal calo di Wall Street, che ora perde l'1,10% con il Dow Jones e lo 0,25% con il Nasdaq.